La rivoluzione verde inizia dai fornelli. Questa frase di Wanira Maathai, figlia di Wangari, la biologa ambientalista prima donna africana ad ottenere un premio Nobel per la pace, è stata la guida di questo progetto. In questo percorso abbiamo costruito un fornello per la cottura dei cibi con il principio della pirogassificazione. È un sistema di cottura alternativo all'uso del carbone, che non produce fumi, che può essere usato con scarti della lavorazione agricola e il residuo della combustione può essere riutilizzato. Per potabilizzare l'acqua, come fertilizzante del terreno, come isolante per le abitazioni. Il progetto tecnico verrà inviato ai nostri partner in Mozambico, che si occuperanno di divulgarlo alle comunità rurali accompagnandole nell'autocostruzione. Il progetto è iniziato con due stagi introduttivi, uno a carattere prevalentemente teorico e uno più pratico. Alcuni di noi sono andati all'archivio delle tradizioni popolari della Maremma, facendo esperienze sui metodi di base di una ricerca etnografica, l'analisi dei bisogni di un territorio, sui metodi di conservazione del fuoco e sugli strumenti per la cottura dei cibi della nostra tradizione. Un altro gruppo è andato in stage nel laboratorio di ceramica Montis Pescalis Ceramiche, dove è stato possibile comprendere come organizzare un laboratorio professionale per la produzione di ceramiche artistiche e approfondire alcune tecniche di lavorazione. Dopo questo periodo di stage, abbiamo iniziato gli incontri con il nostro esperto esterno, che ci ha fornito le informazioni teoriche necessarie sugli effetti nocivi della combustione delle biomasse e sulla pirogassificazione. Ci ha poi accompagnato durante le fasi tecniche della realizzazione. Prima di passare alla costruzione pratica del fornello, abbiamo analizzato la scultura Makonde e le tradizioni di questa etnia. Abbiamo progettato un decoro per l'esterno del nostro fornello e progettato i singoli componenti. Abbiamo costruito lastre per la tegola di base. I due cilindri, un esterno e un interno. Il concentratore di fiamma. E il supporto per i contenitori di cottura. Dopo un primo test di cottura, è stato necessario fare alcuni cambiamenti di impasto nel materiale e abbiamo concluso con una cottura dimostrativa nel giardino della scuola, cucinando crepe per tutti. Manzi poi lele mino, pa mashaka manzi poi lele.
manzi poi le meno, ma c'è da manzi poi le meno, manzi poi le meno, fatti un'enga te cansa tu e ne ho te con il sangue la monte, fatti il cabaricia, te ho te con il sangue la monte, ne ho te sempre di lessa di zili, tornina con alfa ma puzzanza mamma, ne ho te sempre. E ricordiamo che la rivoluzione verde inizia dai fornelli. La rivoluzione verde inizia dai fornelli. Basta. Per potabilizzare l'acqua. Come isolante per le abitazioni. Oh! Abbiamo realizzato lastre per costruire la tegola di base. I due cilindri, uno esterno e uno interno. E ricordiamo che la rivoluzione verde è stata fatta.